quanto le aziende artigiane piccole della vostra città vanno a fare un bilancio della propria azienda e mettono un valore, che poi è quel valore che determina la capitalizzazione dell'industria, dell'attività, e si va agli istituti bancari, si va in Toscana. Scusi, non si viene un attimo. Se non c'è un altro problema, credo che Palermo cosa serve? Consolidato orientamento giurisprudenziale, questo è proprio nella stanza dell'assessore che ha fatto questa norma. E questa norma, in difficoltà il sistema della proprietà di piccoli imprenditori e imprese, perché voi immaginate, andiamo alla sostanza, un piccolo edificio degli anni 70, su due campi, questo ha da capitalizzare, ha da trasformare il capitale, i mattoni, i famosi mattoni, in denaro, perché le banche non gli danno figli, non gli danno affidamenti, non gli danno, non devono vendere, non può vendere. Perché non può vendere? Perché è stato costruito negli anni 70, dove la norma era intelligente, che la scala, i fini e i volativi, non faceva distanza. Cosa succede? Lo vendono un'attività che ci va per le persone, non possono vendere a questo signore valore abbattimento, a un oggetto vuoto che non lo può riconvertire in denaro, potrebbe prendere 100.000 euro, 200.000 euro senza andare in default, perché queste aziende lo cominciano stasera la televisione dicendo ma soldi dei due sono. Se abbiamo un caso che il piano primo, una piccola attività artigianale, potrebbe rientrare con 800.000 euro, non lo possono rientrare perché questo vero non è commerciale, non è acquistato da nessuno. Perché chi vuole andare lì deve rispettare le nuove norme e le scale, se viene approvata questa norma, le scale che c'è non si possono fare. Non è così. E allora si distrugge un sistema. Perché storicamente gli edifici industriali sono nati a Empoli negli anni 70-80-85. Poi ci sono le nuove, nuovi piani, ma seguono altre norme, altre regole, altre distanze, forse si salvano perché ancora devono costruire, si adeguano. Cioè a metà corsa si cambia le regole della corsa. E questo si mette una difficoltà. Invece di aiutare l'attività imprenditoriale, che fanno lavoro, creano attività, creano ricchezza, no, noi abbiamo l'idea brillante della scusi, no, volevo dire assessore, no, parlo, ma ci fa capire, ci ha messo questa norma, quindi si azzera, e allora succede, arriva poi il Ferrario Mario Berlusconi, dice, ma ci penso io agli imprenditori polesi, si può buttare giù, si rifà, si può aumentare il 30-40% rispetto al personale, si isola, e gli si dà il passaggio a porta vuota, vento alle spalle, senza portiere veramente, e la palla va dentro da sé. Ecco perché poi c'è il consenso con i Ferrari, gli si dà passaggio a ecco perché questa norma è sbagliata. È sbagliata perché si riferisce anche agli edifici che potrebbero essere trasformati. Io una certa è, si potrebbe dire, da oggi in poi si può fare una norma diversa, ma da oggi in poi, non la giraffa, ora si sta parlando di altri animali, noi si sta vincolando la giraffa di stare dentro una gabbia da leone, e la giraffa c'è la gabbia da leone, non ci sta. Grazie consigliere Bolini, se ci sono interventi. Allora ci sono altri interventi mentre io passo a curatori. Ma non ci puoi dire? No.
Un uomo negativo da parte di qualche demografico,
precedenti. E quindi mi aspetto lo stesso trattamento, perché comunque siamo stati ammessi su un metro, no? Un metro che si mette, ci sembra che sulle piscine una differenza di 40 metri quadri sia sostanziale, quindi 40 metri quadri più o meno su una piscina, in qualche modo questi sì siano deturpabili o meno riguardo all'aspetto urbanistico della città. Poi è evidente, soprattutto in un periodo come questo, l'aspetto delle piscine riguarda una fitta di città e di città.